Il Movimento 5 Stelle non è un partito politico, ma una rete di cittadini. Qual è la sua mission? La mission è sicuramente di riprendere le chiavi della città, perché sono in mano a pochissime persone, e restituirle alla cittadinanza e quindi restituire i veri progetti che creano valore aggiunto al territorio, che sono quelli riguardi la gestione dei rifiuti zero, l'acqua pubblica, gli alloggi universitari, la rete wifi libera e gratuita per tutti. Qual è il progetto per i giovani del candidato sindaco Roberto Fico? Sicuramente per i giovani, soprattutto per i giovani anche all'interno dell'università, liberare la ricerca, cercare insieme al comune di creare una ricerca libera applicata, e il comune, se l'università non vuole fare una vera ricerca, cercare di farsi promotore per borse di studio e fondi di finanziamento per i giovani che vogliono fare ricerca, e che questa ricerca poi sia veramente applicata sul territorio, creando lavoro, cultura e sviluppo. C'è un fenomeno sociale, culturale, sconcertante, quello dei NEET. C'è una popolazione per lo più di giovani che non studia, non lavora e non cerca un lavoro. Qual è la sua idea? Secondo me c'è un avvilimento generale e c'è un'idea che oggi tu non puoi incidere più sulla realtà, e quando tu pensi di non poter incidere sulla realtà, probabilmente pensi che non puoi incidere neanche più sulla tua propria vita, e quindi c'è un lasciarsi andare. Ma se invece il comune si fa motore veramente della legalità, di progetti che vedi che funzionano, come la raccolta differenziata porta a porta a Bagnoli, se c'è una cura nelle cose, i luoghi sono riaperti, gli studenti tornano a rivivere, allora man mano un esempio collettivo aggregante così bello, pulito e forte, che anche chi si lascia andare si aggregherà. I giovani per lo più reclamano diritto all'occupazione, diritto all'abitare. Cosa possiamo fare per aumentare le loro prospettive? Soprattutto evitare che loro lasciano questa città. Sì, chiaramente il buon senso ci vuole. Per esempio, per gli studenti abbiamo gli alloggi, edifici comunali che sono o non usati o non sono messi a reddito, invece potrebbero essere dati all'università per fare dei veri e propri studentati con le biblioteche di quartiere. Possiamo fare tantissimi progetti, e quando poi tu inizi a liberare anche la ricerca e quindi il lavoro vero sul territorio e segui il futuro, quindi le sfide dell'abbandono dei combustibili fossili fino ad arrivare alle energie rinnovabili, la ristrutturazione energetica della città, creiamo sviluppo e lavoro, e le persone così possono rimanere qui e non andarsene. Soprattutto deve essere una città che scoppia di salute. Il sindaco è il principale tutore della salute pubblica e deve fare di tutto affinché l'inquinamento sia totalmente abbattuto.